Quanto successo a Malta e quanto successo alla giornalista Daphne Caruana Galizia è tremendo, perché è una persona onesta che stava indagando su questioni molto complesse, nella quale ci sono conflitti di interesse enormi tra politica, criminalità organizzata, finanza, insomma poteri molto grossi che in qualche modo influenzano poi anche la nostra attività. Ecco, lei ha lanciato un messaggio sul suo blog prima di essere assassinata, proprio affinché queste istituzioni si prodigassero per cercare di sposare la sua causa. Purtroppo non è più qui con noi. Ecco, io non vorrei che questo segnale poi rimanesse nell'ombra, come succede ogni volta in questi casi, visto che anche in Italia ne abbiamo avuti di casi di assassini cruenti come questi. Bisogna reagire, bisogna fare in modo che la parte sana delle istituzioni inizi a fare veramente delle regole sane e che la si smetta di coprire tutto quello che succede poi dopo nella realtà. Ad esempio, mi spiace che oggi non sia qua per il secondo dibattito di questo Parlamento sul tema il Presidente della Commissione Juncker, perché già oggi lo scandalo Paradise Paper non si è presentato. Ecco, un po' di serietà sarebbe nel venire a rappresentare l'istituzione della Commissione europea su dei temi che lo vedono anche direttamente coinvolto, come nello scandalo LuxLeaks. Grazie.